Delrio e lo ringraziamo per aver accettato l'invito. Sono trascorsi ben 46 anni da quando venne aperta la Torano Avezzano, il primo tratto dell'autostrada Pescara-Roma, che negli anni successivi sarebbe stata completata mettendo così una pietra miliare sui collegamenti verso il Tirreno, forse l'opera più importante per la nostra regione, che ha evitato un isolamento che sarebbe stato fatale per la sua crescita. Da allora molte cose sono cambiate, l'Abruzzo è cresciuto ulteriormente, ma il lavoro da fare è ancora tanto alla luce delle nuove esigenze economiche e produttive che abbiamo davanti. L'Abruzzo, per esempio, è stato tagliato fuori dal piano sull'alta velocità e questo è un punto sul quale bisognerà intervenire, sul quale è già intervenuto il Presidente D'Alfonso. In termini strategici occorrerà recuperare una programmazione maggiormente proiettata alle grandi opere di collegamento, parlo per esempio del collegamento autostradale con Roma ed il Tirreno, i collegamenti longitudinali con il nord-est d'Italia ed Europa, il collegamento ferroviario Adriatico-Tirreno, i collegamenti con i nodi di interscambio, gli interporti, le cosiddette autostrade del mare, l'aeroporto d'Abruzzo e tanto altro di cui ci parleranno i nostri relatori. Quindi i tempi sono ristretti, raccomando a voi tutti la brevità e apre i lavori Camillo D'Alessandro, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega ai trasporti e mobilità. Seguiranno poi i saluti dei sindaci. Grazie, buonasera a tutti e soprattutto benvenuto al ministro Graziano Delrio. Qui il ministro vede l'abbraccio dell'Abruzzo nella sua declinazione, degli amministratori locali, delle autorità militari, delle organizzazioni sindacali che dedicano la loro attenzione ai trasporti, insomma tutti coloro che hanno a cuore e interesse la nostra regione nella sua attuale fotografia, ma soprattutto sono tutti convocati a immaginare una nuova fotografia della nostra regione. Noi la ringraziamo perché lei ci consente, con la sua presenza, di entrare nel merito. Lei ha di fronte a sé una regione che non ha mai pensato, sin dai suoi primi atti deliberativi del governo D'Alfonso, che si potesse rappresentare, circa le esigenze e il fabbisogno di infrastruttura, una sorta di lista della spesa, più o meno inutile, perché inutile è la lista della spesa. Noi ci siamo assunti la responsabilità di indicare al governo nazionale quelle che sono le priorità. Noi vogliamo essere Italia, noi vogliamo essere Europa, e siamo Italia e siamo Europa nella condizione in cui siamo capaci di legare e collegarci alle infrastrutture che consentono di essere Italia e Europa. Noi siamo Italia e siamo Europa se le poniamo il tema della vicenda dei corridoi. C'è un tema: l'Abruzzo centrale, l'Italia centrale, l'Italia di mezzo, al nostro nord su Ancona, al nostro sud su Bari, tutto poi il resto si ferma. C'è un tema verso l'altra sponda dei Balcani, dell'Adriatico, che noi abbiamo immaginato come un collegamento virtuoso dei due mari, perché siamo la regione quella più immediatamente vicina e quella più facilmente collegabile sulla gomma rispetto a tutto ciò che accade nell'altra sponda del Tirreno, in particolare prendendo come nostro riferimento Civitavecchia. Noi siamo Italia e siamo Europa se le poniamo il tema della velocizzazione dei trasporti sul ferro. Sappiamo benissimo qual è la questione e qual è il tema e quali sono le difficoltà, non solo legate al fabbisogno finanziario, ma proprio legato alle caratteristiche intrinseche lungo la dorsale adriatica. Ma siamo Italia e siamo Europa se la dorsale adriatica riesce a guadagnare minuti e velocità rispetto a un collegamento che altrimenti ci taglierebbe fuori da tutta la programmazione. E in quella dorsale adriatica si sviluppa poi il completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo. Poi noi vi abbiamo formulato, ministro, alcune proposte, sarà il presidente D'Alfonso a ulteriormente, e meglio di me certamente, dettagliarle. Così come le abbiamo rappresentato alcune esigenze di completare opere infrastrutturali. Penso al quarto lotto della Teramo Mare, penso alla variante della Statale 16,
secondo noi un allungamento che riguarda sia la parte sud della nostra regione e sia verso Ortone. Penso a ciò che voi, grazie a voi e grazie anche al lavoro dell'allora sottosegretario Legnini, è stato possibile fare per quanto riguarda il completamento della Fondo Valle Sangro. Oggi noi abbiamo bisogno dell'ultimo tratto. Noi, tutte queste cose ci consentono di dire che siamo Italia e siamo Europa, e siamo Italia e siamo Europa infine quando ci candidiamo a svolgere ruolo con la nostra portualità. Non vedrà mai replicare in Abruzzo una logica di differenziazione di vedute sui vari porti che stanno all'interno della nostra regione. Noi crediamo che il sistema portuale regionale abruzzese, alleato con Civitavecchia, può rappresentare quel corridoio vero, concreto, automatico, naturale verso i nostri Balcani. L'Abruzzo è tanto ed è in potenza ancora di più. Noi le chiediamo la cortesia di entrare nel merito del dossier Abruzzo che ha predisposto il presidente D'Alfonso con la sua giunta, con la sua squadra, e che nasce dal contributo della comunità, degli amministratori locali che hanno condiviso e condividono l'idea che l'Abruzzo è uno, non lo declineremo mai più al plurale come Abruzzi, e ci candidiamo a essere Italia e Europa. Grazie. Grazie al sottosegretario della presidenza della giunta Camillo D'Alessandro. Ora il rapidissimo saluto di alcuni sindaci. Iniziamo dal padrone di casa, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Grazie, io adoro i tempi europei, rassicuro il bravo presentatore. Innanzitutto un benvenuto di cuore al ministro Delrio, che è un ex sindaco e quindi in qualche modo è uno di noi, e che con l'esperienza da sindaco ha intrapreso un percorso che l'ha portato, insomma, ai vertici dello Stato con responsabilità crescenti e con la credibilità che credo sia indispensabile oggi per le istituzioni. Oggi si parla di infrastrutture e il tavolo di presidenza è davvero qualificato per parlare di infrastrutture. Io non mi avventuro su questo tavolo perché di infrastrutture materiali meglio di me sicuramente potranno dire appunto gli illustri relatori, a partire dal presidente D'Alfonso. Io voglio parlare di infrastrutture immateriali, che sono quelle che erogano i servizi. I servizi sono importanti al pari delle infrastrutture materiali che consentono il movimento, i trasporti, l'economia. E parlo alla luce dell'esperienza di questo comune che difficoltà ha a erogare servizi, al pari di tante altre amministrazioni comunali che sono divenuti luoghi di frontiera. È noto il fatto che in 5 anni i trasferimenti dallo Stato centrale ai comuni sono precipitati, 18,5 miliardi in meno. I comuni devono diventare virtuosi, questo comune vuole diventare virtuoso, questo comune lavora giorno dopo giorno per farlo. Però diciamo, noi che siamo in qualche modo le avanguardie dello Stato, dove impazza la battaglia dei diritti, della cittadinanza, dei bisogni, abbiamo la necessità in qualche modo di non essere dimenticati. Quindi colgo questa anche come un'occasione, naturalmente, per ricordarlo al ministro che è stato sindaco, e auguro a tutti buon proseguimento. Grazie. Grazie al sindaco Alessandrini, un rapido saluto anche per il presidente dell'ANCI Abruzzo, Luciano Lapenna. Signor Ministro, caro Presidente della Regione, qualche anno fa, prima delle elezioni politiche, ci siamo visti a Vasto in un incontro con tutti gli amministratori. Anche in quell'occasione chiedemmo a lei, che allora non era ministro ma era presidente dell'ANCI nazionale, di fare in modo affinché i comuni riuscissero a spendere e decidere le loro entrate. È chiaro che come presidente dell'ANCI, torno di nuovo su questo argomento, i comuni sono oramai in una situazione drammatica oggi, che lei sicuramente ben conosce, e la cosa che subito mi sento di chiederle è il rispetto da parte del governo degli impegni assunti nei confronti dei comuni. Qualche mese fa, con l'approvazione del patto di stabilità, ci furono delle promesse ai comuni.
Siamo oramai a 4-5 mesi da quella data, quelle rimesse, quelle promesse sono rimaste sulla carta. Abbiamo necessità di avere risposte certe per quel che riguarda i bilanci di previsione, ma ancora di più per chiudere i consuntivi del 2014, quindi alcune risorse comunque vanno date. Così come la semplificazione rispetto ad alcune norme che sono diventate oramai il cappio al collo per tante amministrazioni comunali, devono trovare risposta, io mi auguro, in un decreto che, come ci viene promesso da tempo, arrivi il più presto possibile. Signor Ministro, il mio presidente D'Alfonso qualche mese fa chiamò tutti i sindaci delle province, chiese a tutti quanti noi di dare un po' il quadro di quella che era la realtà rispetto soprattutto al dissesto idrogeologico del nostro territorio. Furono rimessi dei progetti. Ci sono delle emergenze nella nostra regione, emergenze che non possono essere più trascurate. Per troppi anni noi abbiamo assistito ad un territorio che non ha avuto sostegno da parte di nessuno. Ecco, è una delle richieste forti che noi facciamo al governo nazionale e quindi al governo regionale. Date una risposta in quella direzione, altrimenti buona parte dei nostri comuni, soprattutto i comuni montani, finiranno a valle. La terza richiesta, un po' quello che diceva il sottosegretario poco fa, abbiamo una realtà importante che è la realtà portuale della nostra regione. Le nostre aziende oramai per anni si sono serviti di porti non della nostra regione. Questo non va più bene, abbiamo realtà forti, la realtà del sangue e la realtà del Vastese sono tra le realtà industriali più forti sicuramente dell'Italia, del meridione d'Italia. Abbiamo bisogno di fornire i nostri porti quelle infrastrutture necessarie per essere autonomi. Questo è l'appello che noi facciamo oggi al nostro ministro, raccomandando soprattutto a lui di mantenere fede il governo all'impegno preso nei confronti dei comuni al momento del patto di stabilità. Grazie. Grazie Luciano Lapenna. Parola adesso per un rapido saluto al presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Ministro per aver accettato l'invito del Presidente della Regione a incontrare una regione che si è rimessa in cammino intanto. E grazie anche perché oggi abbiamo avuto modo di incontrare i nuovi presidenti di provincia, tutti quanti eletti con la sua riforma. Quindi lei sa bene cosa significa adesso fare il lavoro che i comuni si aspettano, come ha detto bene anche il Presidente dell'ANCI Abruzzo. Noi abbiamo bisogno, che le abbiamo anche segnalato rispetto alle funzioni che il Governo e il Parlamento ha assegnato alle nuove province, per questi obiettivi noi ci aspettiamo un'azione, come dire, di concerto con la Regione affinché possiamo tutti insieme essere più utili al territorio che rappresentiamo. Ci limitiamo a questo, il mio messaggio è anche corale con i quattro, diciamo, tutti gli altri tre presidenti che sono presenti qua, Teramo, Chieti e L'Aquila. Grazie. E concludiamo con i saluti della senatrice Federica Chiavaroli, componente della Commissione Bilancio e Finanza del Senato della Repubblica. Grazie Ministro per essere qui, grazie perché la sua presenza qui conferma la vicinanza del suo Ministero, che è certamente il Ministero, uno dei Ministeri più importanti, ma forse davvero il Ministero più importante per la vita di una Regione. Io lo dico con orgoglio, noi abbiamo avuto il Ministro Lupi, abruzzese di nascita, che è stato molto vicino alla nostra Regione, abbiamo avuto il sottosegretario Sospiri, che anche tanto ha fatto per la nostra Regione, e avere lei qui ci fa stare tranquilli, perché significa che l'Abruzzo è ancora nei pensieri, nei progetti e nel futuro di questo Ministero.
Noi le affidiamo non solo le nostre infrastrutture, chiaramente, ma le affidiamo le nostre comunità, perché dal nostro porto dipende la vita della nostra marineria, la vita dei nostri operatori portuali, dipende la vita delle nostre imprese. Non sempre servono soldi, perché per esempio il nostro sistema imprenditoriale, che ha la fortuna di avere delle bellezze paesaggistiche, la montagna, il mare, che non richiedono soldi per fare infrastrutture migliori a carico dei privati, penso agli impianti sciistici, ci chiedono regole semplici, regole più semplici. Quindi noi le affidiamo i nostri progetti, le affidiamo anche i nostri sogni, perché assieme al presidente D'Alfonso noi abbiamo messo la prima pietra per il nostro sogno, che è quello di arrivare a Roma in un'ora con la nostra ferrovia, e abbiamo messo nella legge di stabilità, abbiamo assegnato la priorità allo studio di fattibilità di quest'opera. Io lo dico anche al dottor Gentile, noi andiamo molto orgogliosi di questo primo pezzo in sassolino che abbiamo gettato. E quindi, Ministro, la ringraziamo per essere qui, noi le affidiamo il nostro Abruzzo, le nostre infrastrutture, le nostre comunità, i nostri progetti e anche i nostri sogni. Grazie. Grazie alla senatrice Federica Chiavaroli. Adesso entriamo nel cuore del dibattito, le infrastrutture che ci sono, le infrastrutture che servono, con le testimonianze. La prima è dell'amministratore delegato delle ferrovie, Maurizio Gentile. 5 minuti. Intanto grazie per l'invito, io dico sempre che è un onore partecipare a questi convegni, a queste riunioni, allo ancora di più in Abruzzo. E tengo a dire una cosa, mi piace pensare che non sono stato invitato qui in quanto abruzzese, o non solo per questo, ma per quello che effettivamente rappresento, cioè fra i tanti gestori di infrastrutture, è stata invitata l'infrastruttura ferroviaria. È evidente che questo è un'ulteriore testimonianza di una centralità che oggi il trasporto su ferro sta acquistando o sta riconquistando in sede nazionale. Io sono invitato in tantissimi convegni, in tantissime riunioni dove la richiesta è il trasporto su ferro, l'integrazione del trasporto ferroviario con le altre modalità di trasporto e con le altre e con le realtà industriali. Ho sentito parlare della portualità abruzzese, sicuramente la portualità abruzzese ha bisogno per svilupparsi anche di collegamenti ferroviari, perché l'Adriatica forse non tutti lo sanno, forse l'abbiamo già detto qua qualche mese fa in questa stanza, la linea Adriatica è forse la prima vera lunga linea ferroviaria che non ha limitazioni di sagoma. Risolta la galleria di Ortona sulla quale stiamo lavorando, si può partire dal porto di Taranto, se volete, o toccando Bari, Ortona e così a salire, con treni merci alla massima lunghezza e alla massima sagoma di transito. Questo è un fatto molto competitivo perché, ripeto, attraversando tutta la costa adriatica possiamo arrivare fino ai confini dell'Italia, ai grandi valichi alpini, e quindi connetterci col centro Europa. Credo che sia una cosa molto importante. Come una cosa molto importante è il fatto che l'interporto di Manoppello, che è cresciuto qua in Abruzzo e che è servito dalla linea ferroviaria, può trovare un suo sviluppo laddove si riuscirà a portare avanti un progetto che l'ho visto tra l'altro sul programma strategico delle opere abruzzesi del raddoppio tra Chieti e Pescara. È una cosa importante, ovviamente deve essere associata a una politica della logistica della regione che veda Manoppello come il fulcro del sistema produttivo logistico abruzzese. Le altre cose, certo, io parlando con il presidente D'Alfonso l'ho sempre detto che lo slogan è sicuramente collegare nel modo più veloce la capitale all'Adriatico, non la capitale a Pescara. Perché dico questo? Perché il tracciato più breve
tra la capitale Roma e la costa adriatica passa sicuramente attraverso l'Abruzzo. È effettivamente però un'opera, laddove ci si dovesse pensare, molto impegnativa dal punto di vista finanziario e quant'altro. Quindi, come sempre, bisogna fare i conti con la realtà, e quello che stiamo facendo è, intanto, cominciamo a lavorare su ciò che abbiamo, parlo di Roma-Pescara, in termini di velocizzazione, in termini di razionalizzazione e in prospettiva anche dell'uso di materiale rotabile che consenta di velocizzare il collegamento. Chiudo dando una notizia che è già in qualche maniera circolata. Con l'entrata in esercizio, in servizio del nuovo treno ETR 1000 che servirà a Roma e Milano sull'alta velocità, l'impresa ferroviaria del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, disporrà di materiale veloce da ricollocare su altre linee. L'ETR 500, l'attuale freccia rossa, sarà quindi utilizzata anche sulla linea adriatica per collegare Milano-Bari, quindi toccando anche l'Abruzzo e le città di Abruzzo, recuperando un'ora tra Milano e Bologna perché potrà viaggiare sulla linea ad alta velocità a 300 km l'ora, e associato a un intervento che dal punto di vista finanziario rispetto alle grandi opere non è una grande cifra, 350 milioni che abbiamo già appaltato, i lavori sono in corso, recuperiamo altri 45-50 minuti di percorrenza tra Bologna e Bari, quindi stiamo parlando di un treno che può ridurre di quasi due ore, diciamo un'ora e 50, i tempi di percorrenza tra Milano e Bari, e quindi circa un'ora e 15 minuti tra Milano e Pescara. Credo che sia un'iniziativa a basso costo e ad alta efficacia, ed è credo che sia il miglior auspicio per progettare anche ulteriori progressi per il sistema abruzzese. Grazie. All'amministratore delegato di Ferrovie Maurizio Gentile, e diamo ora la parola ad Enrico Moretti, comandante della direzione marittima di Pescara. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, mi sia consentito di dare il benvenuto a Pescara in Abruzzo al Ministro, a nome mio personale e anche a nome di tutti i miei uomini che sono il suo corpo. Innanzitutto l'Abruzzo, va fatto una considerazione iniziale, l'Abruzzo allo stato attuale non esprime, porto per porto, preso singolarmente, non esprime una potenzialità pari alle aspettative che la regione e tutti noi riponiamo nelle potenzialità che i porti hanno. Occorre sviluppare una logica di sistema, una logica, ci si sta muovendo in quest'ottica, una logica che metta i porti in grado di interagire tra loro e interagire con le reti, con le altre infrastrutture di trasporto, in maniera che ci sia uno sviluppo sinergico, equilibrato e che consenta di realizzare le aspirazioni che dicevo prima, cioè vale a dire di vedere l'Abruzzo quale terminale sulla costa italiana di una linea che parte dal Tirreno e ha l'ambizione di affacciarsi verso l'altra sponda dell'Adriatico. Secondo me questo è possibile se si arriva a fare quelle modifiche infrastrutturali previste dai piani regolatori portuali, alcuni dei quali approvati, mi riferisco a Vasto, altri che stanno addirittura d'arrivo a Pescara e altri che vedono il traguardo d'arrivo un po' più lontano, ma comunque lo vedono e quindi Ortona. Sono modifiche infrastrutturali che devono tener conto di una logica sinergica che dicevo prima, in maniera tale che non ci siano doppioni a distanza di chilometri, ma che ogni porto sviluppi le potenzialità e le aspettative che il territorio retrostante, l'interland portuale, richiede. Pescara è il terminale ideale per poter consentire un trasporto passeggeri verso l'altra sponda, basta pensare ai collegamenti autostradali che consentono a chi parte dal Tirreno di partire dal garage di casa, di entrare in autostrada e di uscire percorrendo, nella peggiore delle ipotesi, una superstrada, di uscire direttamente in porto e quindi nel garage del traghetto o sul ponte della nave da crociera, che potrebbe, una volta fatte queste modifiche infrastrutturali, toccare Pescara. Ortona e Vasto sono diciamo sulla costa, sono la punta costiera di insediamenti industriali importanti e quindi devono e possono sviluppare quelle infrastrutture finalizzate a consentire le aspirazioni delle industrie che stanno nei rispettivi interland. Giulianova è un porto che ha una vocazione peschereccia e può averla benissimo una vocazione turistica.
Queste sono le prospettive, ci si sta muovendo in quest'ottica, il lavoro di squadra prosegue e ritengo che nel medio periodo si possa arrivare a realizzare quelle che sono le aspirazioni di tutte. Una nota finale che evidenzia una criticità che non riguarda però soltanto i porti dell'Abruzzo, ma riguarda un po' tutti i porti dell'Adriatico. Adesso, parafrasando Catone, che sarà messo in testa di voler distruggere a tutti i costi Cartagine, io dico dragare necessa est. Va fatta, signor Ministro, una normativa più snella che consenta di equilibrare in maniera più adeguata quelle le prioritarie necessità di salvaguardare l'ambiente marino con la necessità di provvedere in maniera rapida a soddisfare le esigenze dei porti, che sono esigenze di carattere economico di primo piano per una nazione che ha 8.000 km di costa e non so quanti porti. Bene, grazie anche al dottor Moretti. La parola adesso a Cesare Ramadori, l'amministratore delegato della strada dei parchi. Buon pomeriggio a tutti. Volevo ringraziare anch'io il Ministro e il Presidente della Regione per avermi dato l'occasione di poter parlare di queste autostrade A24 e A25 che noi gestiamo dal 2003 dopo aver partecipato ad una gara a livello europeo. E quindi ci tengo a far presente che questo è atipico nello spettro delle concessionarie autostradali e quindi la rende atipica rispetto a tutte le altre. Oltre a questo, in sede di gara era previsto che fosse riconosciuto all'ANAS un canone di concessione, e anche questa è una specificità di questa autostrada. Tanto è vero che noi versiamo annualmente circa 60 milioni di euro all'anno tra interesse e capitale, e a tutto il 31 dicembre del 2014 abbiamo versato all'ANAS 614 milioni di euro. Dico questo perché la cifra è importante, se si tiene conto che nel frattempo noi dal 2003 ad oggi abbiamo realizzato investimenti per 530 milioni di euro, quindi è pari agli investimenti realizzati a quello che è stato versato all'ANAS. Se si fosse tenuto conto di questo avremmo potuto aumentare le tariffe molto meno rispetto a quello che è stato fatto nella realtà. Però era una gara internazionale, questo prevedeva, noi abbiamo partecipato a questa gara e purtroppo poi sono avvenuti una serie di episodi che stanno mettendo in crisi la gestione, nel senso che ci siamo trovati a dover riassumere, e diciamo che l'aspetto sociale per noi è molto importante, tutta una serie di persone a tempo determinato che avevano lavorato per la precedente gestione che faceva capo all'ANAS. Abbiamo dovuto riassumere, e lo abbiamo fatto con piacere ovviamente, 110 persone. Questo fatto connesso al calo del traffico, che come tutti sapete ha raggiunto per noi livelli molto pesanti, parliamo del 16% in meno, ha creato qualche problema ai nostri bilanci, che sono stati regolarmente però risistemati con un apporto di capitale da parte degli azionisti. Dico tutto questo proprio perché approfitto dell'occasione di poter parlare al Ministro e al Presidente della Regione, perché forse qualche cosa, come leggo già sui giornali, va rivisto nel rapporto con i concessionari. Però pregherei le istituzioni di tener conto, quando si fa questo, di verificare caso per caso, perché come dicevo prima, questa autostrada, questa concessione è atipica rispetto a tutte le altre concessioni autostradali, e mi piace ripeterlo perché è stata acquisita questa concessione attraverso una gara europea, cosa che non ha fatto nessun altro concessionario. Abbiamo realizzato tutti gli investimenti previsti in convenzione, abbiamo realizzato tutte le manutenzioni ordinarie previste. Mi piace ricordare l'ultimo degli investimenti fatti, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti il miglioramento del collegamento su Roma con la realizzazione delle complanari, che seppur affidato a un'impresa del gruppo è stato ultimato con 3 mesi di anticipo rispetto alle previsioni contrattuali, e sono stati rispettati gli importi economici previsti nel progetto approvato. Questo mi piace dirlo, ma ne sono orgoglioso.
il lavoro credo che sia sotto gli occhi di tutti e tutti lo possono apprezzare, gli abruzzesi in particolare, che prima per venire a Roma impiegavano quasi un'ora di tempo in più. Purtroppo un ulteriore evento ha sconquassato la regione, e mi riferisco in particolare al terremoto del 2009. Devo purtroppo evidenziare che la regione è soggetta frequentemente a questo tipo di eventi. Ne sono avvenuti altri due almeno molto grossi, uno è del 1915 nella piana di Avezzano, ad Avezzano in particolare, e tutto questo ci deve far presente di poter fare in maniera veloce e quanto prima possibile tutti gli adeguamenti di messa in sicurezza che sono previsti sull'autostrada, perché nel 2012, con la legge di stabilità del 2013, il governo ha decretato la strategicità di questa autostrada ai fini di protezione civile, e questo è stato purtroppo dimostrato dai fatti, nel senso che nel terremoto del 2009 dell'Aquila, pur con tutti i danni che l'autostrada ha subito, siamo stati in grado di rimettere in funzione l'autostrada in maniera da far passare i soccorsi in 24 ore dal momento dell'evento. Questa è un'altra cosa di cui andiamo orgogliosi, perché le nostre maestranze hanno lavorato addirittura in presenza di scosse telluriche in continuazione. Nonostante questo ci siamo riusciti. A seguito di questa legge, noi già da ottobre del 2013 abbiamo cominciato a dialogare con la struttura del Ministero, che si chiama oggi Direzione Generale Vigilanza Concessioni Autostradali, con la presentazione di una serie di proposte per aggiornare il piano finanziario. Questo è molto importante, mi riallaccio al discorso che faceva il sottosegretario, che questo permetterebbe di addirittura accorciare i tempi se si dà seguito a una serie di varianti che il concessionario ha proposto. Ringrazio nuovamente tutti della possibilità che mi è stata data e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie, ed ora il momento di Luciano D'Amico, presidente della società di trasporti ARTA. Direttore, a lei. Grazie signor Ministro, presidente D'Alfonso, tu hai l'azienda unica regionale di trasporti che nascerà il prossimo 8 giugno. Avrà da vincere tre sfide: gestirà l'80% del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, gestirà il trasporto merci su ferro, gestirà la manutenzione e la riapertura di una propria rete ferroviaria, ovviamente complementare a quella di RFI. Le tre sfide che vorrebbe vincere TUA sono: sul TPL cercare di non tagliare servizi in carenza, in presenza di risorse decrescenti; sul trasporto merci, essendo l'Abruzzo, avendo l'Abruzzo una struttura produttiva in cui l'incidenza della manifattura è persino superiore al valore medio nazionale sul PIL generale, e essendo l'Italia il secondo paese manifatturiero d'Europa, vorrebbe concorrere a vincere la sfida del recupero dei costi della logistica, su cui, come lei ben sa, i trasporti incidono non poco. Nell'ultima rilevazione l'Italia è 24° posto per logistica, ma soprattutto l'incidenza dei costi della logistica presentano un valore medio del 16% in Europa, del 20,5% in Italia. Sono 4,5 punti difficili da recuperare, se non incidendo e in qualche modo rivoluzionando anche il sistema dei trasporti. Per vincere queste sfide è assolutamente necessario procedere ad un'integrazione gomma-ferro per quanto riguarda il TPL, non ci sono altre alternative. Dover mantenere i servizi riducendo i costi significa far muovere meno macchine possibili, e questo è possibile solo se a un certo punto interviene il ferro. E questo, naturalmente, questa sfida va condivisa con Trenitalia, che copre ben l'80% del trasporto pubblico locale su ferro della regione. È necessario poi vincere la sfida della integrazione della propria rete ferroviaria con quella di RFI. Su questo l'azienda unica erediterà un programma molto ben avviato,
La struttura della rete ferroviaria regionale da questo punto di vista si presta moltissimo a dei possibili sviluppi, si presta molto non solo per la linea di penetrazione su Roma, si presta molto per la linea di penetrazione che sarà gestita dall'azienda unica in Val di Sangro, che rappresenta il polmone industriale che genera i più grandi, più rilevanti volumi dell'intera economia regionale. Noi vorremmo concorrere, contribuire a rivoluzionare questa possibile nuova configurazione del traffico, merci e passeggeri. Vorremmo farlo perché crediamo che per recuperare competitività al nostro sistema economico sia necessario procedere in quella nuova organizzazione del tempo, in quella nuova organizzazione dello spazio che può far sì che il nostro cuore produttivo regionale sia molto più vicino ai centri mondiali di produzione della ricchezza. Noi vorremmo fare questo, abbiamo bisogno in questo di poter collaborare, di poter concorrere anche nello sforzo che sarà necessario per poter realizzare questo potenziamento del ferro, e su questo stiamo già giocando una partita molto importante sul potenziamento dell'allaccio ferroviario del porto di Ortona, sul ripristino della linea della Fondovalle Sangro portandola fino a Castel di Sangro, su tutta una serie di progetti su cui ci farebbe piacere poter dare il nostro contributo. Sappiamo bene, signor Ministro, che con risorse finanziarie decrescenti bisogna in qualche modo offrire una ridondanza di risorse organizzative. Su questo stiamo lavorando, siamo certi che potremo ottimamente offrire il nostro contributo, sperando che possa essere di grande utilità per lo sviluppo del sistema economico e naturalmente dei trasporti della nostra regione. Grazie. Grazie, Rettore. L'ultima testimonianza prima degli interventi del Presidente D'Alfonso e del Ministro Del Rio la affidiamo al Neopresidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone. Grazie. Signor Ministro, è per me un particolare piacere ed onore essere qui a questo tavolo, primo per la rappresentanza che ho degli industriali abruzzesi, ma anche in quanto sono amministratore di un'azienda specifica di autolinee. Quindi questo raddoppia, come dire, raddoppia il piacere di questo intervento. Il nodo strategico di primaria importanza è l'avvio di un serio programma di infrastrutturazione materiale e immateriale del nostro territorio. Dal suo avvio dipenderebbero non solo la competitività del sistema e l'abbattimento significativo dei costi che le imprese sono oggi costrette a sopportare, ma anche il rilancio di importanti interventi che ridarebbero fiato ad ampi settori della nostra economia. Il problema delle infrastrutture trova in Abruzzo molteplici esempi di situazioni negative e paradossali su cui sarebbe necessario intervenire urgentemente. Potenziamento dell'aeroporto di Pescara, il porto industriale, opere varie su strada e gomma, cosiddette dell'ultimo miglio. Assoluta inadeguatezza della rete informatica. Ad esempio, il distretto industriale del Sangro, l'area più industrializzata d'Italia, non è ancora dotata dalla banda larga. È imperativo quindi migliorare l'infrastrutturazione locale. Si tratta di definire, cioè, un assetto infrastrutturale volto quantomeno a dare soluzioni a problemi da troppo tempo irrisolti. Di realizzare un programma di investimenti volti a dotare e a modernare le cosiddette infrastrutture leggere, esempio infrastrutturazione aree industriali, reti informatiche, aree ecologicamente attrezzate e altre infrastrutture. Da un punto di vista più strategico, per l'Abruzzo si rende necessario ridefinire il suo potenziamento rispetto agli assi nord-sud ed est-ovest. Occorre quindi recuperare una programmazione maggiormente proiettata alle grandi opere di collegamento e quindi tese alla puntuale soddisfazione dei punti prioritari individuati dalla Regione e che Confindustria Abruzzo condivide. Sul punto propriamente trasportistico non mi addentro nel trasporto locale, che è stato ben rappresentato dal presidente di TUA, il rettore D'Amico,
ma mi permetto di segnalare una forma di trasporto alternativo, quindi la valorizzazione di una rete di trasporti alternativi, quali le autolinee di competenza statale, che interessano almeno 3 regioni, con una dotazione infrastrutturale di adeguate autostazioni e fermate attrezzate. A tale proposito si richiama il recente studio del Politecnico di Milano, nel quale, in un quadro di comparazione tra le varie modalità di trasporto in relazione alla densità di popolazione, individua le autolinee di lunga percorrenza come la migliore modalità in termini di spesa pubblica per rispondere alle esigenze ed obblighi di servizio pubblico. In questo momento, signor Ministro, abbiamo una anomalia di questo settore che costituisce il punto debole del confronto economico tra le varie modalità di trasporto. In pratica, il codice della strada, l'attuale codice della strada, all'articolo 7, comma 9, individua i comuni quali elementi di tassatori, diciamo così, degli accessi alla città. La direttiva emanata dal Ministero non ha individuato con chiarezza le autolinee di competenza statale quali oggetto di esenzione dell'accesso alle città, e quindi questa nuova modalità di tassazione praticamente rischia di mettere questo settore fuori mercato. Grazie mille. Bene, siamo quasi alle conclusioni e adesso è previsto l'intervento del Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, che non molto tempo fa presentò al Ministro un lungo progetto di opere, il cosiddetto Piano Marshall. Presidente D'Alfonso, allora, quali risposte le ha dato il Ministro finora?